Ciao, oggi finalmente vi faccio il video sulla mia agenda e sul mio bullet journal, in particolar modo come io utilizzo entrambi. Sicuramente tutti quanti avrete sentito parlare delle agende perché tutti conoscono le agende, ma forse non tutti conoscono il metodo del bullet journal, anche se ormai qui sul web è abbastanza diffuso, conosciuto su YouTube, su Instagram. Però, insomma, io vi parlo del modo in cui utilizzo io il bullet e in particolar modo come faccio conciliare entrambe le cose. In particolar modo queste tre sono le agendine delle quali vi parlerò, sono tutte e tre della Moleskine. Questo è il mio bullet, ma se volete sapere qualcosa di più sul mondo del bullet journal, che è un metodo secondo me validissimo, anche se io l'ho un po' rivisitato a modo mio, soprattutto nel corso del tempo, io vi consiglio il canale di Roberta, qualcosa di R che vi lascio qui sopra, e anche il suo profilo Instagram che è fantastico, insomma, soprattutto se volete approfondire questo metodo. Io e Roberta l'ho conosciuta, abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme e la saluto, le mando un bacio grandissimo. Mi raccomando, se siete interessati al metodo, date uno sguardo alle sue piattaforme perché è davvero bravissima. Bravissima. Come utilizzo io agende e bullet? Vi parlo prima delle mie agende. Io utilizzo le Moleskine. Questa qui è l'agenda che ho utilizzato per quest'anno. Questa è quella che utilizzerò da adesso in poi praticamente perché questa è finita. Utilizzo una Moleskine 18 mesi. Utilizzo questa stessa agenda, nel senso questo formato, da praticamente anni e io mi ci trovo molto bene. Rispecchia molto il mio carattere. Per me l'agenda è stata sempre una sorta di allenamento, ovvero qualcosa di estremamente semplice fuori, anonimo, e all'interno da decorare esattamente come volevo io, scrivendoci quello che volevo io. Questo per me è stato fondamentale, soprattutto l'impostazione pagina a lato con la possibilità di scrivere degli impegni e pagina vuota a fianco. Ad esempio, qui ci stanno gli impegni settimanali che avevo e qui invece delle cose estremamente buttate qui sulla pagina a fianco. Quindi per me l'agenda è stata sempre un qualcosa di estremamente istintivo, di impatto, uno svuotatesta. Io sono una persona che prima di vomitare fuori qualcosa, di farla uscire, la rielabora, ci pensa su, cerca le parole ponderate, esatte, e questo era un lato del mio carattere che volevo allenare e migliorare, e quindi ho utilizzato il metodo di questa agenda, questa impostazione, come appunto allenamento personale, ovvero pianificavo i miei impegni da un lato, ma nella pagina a fianco io avevo tutto lo spazio per buttarci dentro quello che volevo, disegnare, scrivere, e svuotare semplicemente la testa così come veniva. Col passare del tempo, però, mi sono resa conto che questo metodo stava funzionando, ci avevo lavorato su e stavo migliorando nella vita di tutti i giorni, e così mi sono avvicinata al bullet. Ho voluto creare uno stacco, infatti è la mia prima Moleskine colorata, per creare quasi uno stacco, appunto, un punto e sapere esattamente la differenza che volevo in quel momento della mia vita. Così ho iniziato questo bullet che appunto è una Moleskine con i puntini, puntinata, e io ho deciso di iniziarla per creare qualcosa di estremamente artistico, estremamente personale, utile per pianificare la mia vita, i miei impegni e la mia testa, ma in modo più organizzato, proprio perché forse con la Moleskine numero 1 agenda che mi sono appena tirata in faccia, stavo andando veramente nella direzione in cui volevo andare quando avevo iniziato ad utilizzarla, però sentivo anzi che era arrivato il momento quasi di mettere un freno e riorganizzare. Così è nato il bullet e ho riorganizzato i miei pensieri, i miei piani, in modo sì personale, artistico, ma anche in modo carino e elaborato, più elaborato nella mia testa. Mi mettevo lì, disegnavo, pianificavo, in modo organizzato e non vomitavo più le cose su un pezzo di carta in modo quasi nervoso. Questo è stato il modo in cui io ho fatto coincidere per tutto questo. Per quest'anno, sì, il bullet con la mia Moleskine. Poi nel corso del tempo, diciamo,
che hanno iniziato quasi a diventare un'unica cosa e a fondersi insieme. Infatti il bullet non l'ho più utilizzato per pianificare la mia vita quotidianamente facendo delle liste, dove appunto avevo utilizzato una leggenda e avevo scritto la mia leggenda personale, ma ho iniziato ad utilizzare il bullet con delle pagine standard, delle pagine che mi servivano nel tempo, quindi la pagina per organizzare le cose di YouTube, oppure, non lo so, la pagina della cacca che ad oggi è la mia pagina preferita. Io sono una grande appassionata di cacca, anzi, se volete un video sulla cacca, sarò felice di farlo, fatemi sapere se vi può interessare, sono seria veramente. Quindi la pagina, ad esempio, delle pagine che sono destinate a rimanere e anche delle pagine quasi diario. Il mio bullet è nato in modo estremamente organizzato con pagine di ricordi dei mesi passati, con le mie keys, ovvero le chiavi di lettura dei miei impegni che avevo deciso appunto io per me. Insomma, è nato in modo estremamente, estremamente organizzato. Poi nel corso del tempo appunto è diventato quasi più un diario. Ho qualcosa di non troppo giornaliero, ecco. Mentre la mia agenda ha continuato ad essere qualcosa in cui si scrivevo le cose di impatto, di impulso, idee, spunti, senza dover pensare a come le scrivevo, mentre qui mi cimentavo con calligrafia, penne, cose colorate in modo un po' più carino. Ad oggi invece il mio bullet, che ancora non è finito, continuerò ad utilizzarlo per delle pagine da programmare a lungo termine, ma sono molto più malleabile e riesco a far conciliare il mio lato, diciamo, più di impatto, di pancia, ecco sì, il mio lato di pancia con il mio lato più riflessivo che programma le cose. Questo è il frutto dell'allenamento che ho fatto io. Avevo deciso al tempo di dividere le due cose perché sentivo che per la mia autoanalisi era diciamo il mezzo giusto. Adesso io non voglio dire che il metodo sia stato giusto per le Moleskine, assolutamente no. Un quadernetto qualunque forse avrebbe funzionato allo stesso modo, però questo è il rapporto che ho creato io con questo tipo di agendine e quadernetti. Non sono fondamentali loro, però appunto voi avete chiesto il mio metodo. E ve ne sto parlando, sicuramente per me il fatto di aver avuto queste agendine è stato utile più che altro perché ho creato io, ho dato io a loro un determinato significato. Se però volete provare anche voi questo metodo che per me ha funzionato, semplicemente perché io l'ho creato da me, per me e su di me, però non si sa mai, potrebbe funzionare anche se qualcuno di voi si riconosce nella stessa testa, insomma. Provate con qualunque quaderno, assolutamente non è fondamentale una Moleskine, però provate e vedete come vi trovate. Adesso invece ho comprato una nuova Moleskine, copertina rigida nera, dove ho già iniziato a disegnare appunto qualcosa, e quest'anno ho scelto per la prima volta l'organizzazione settimanale, sempre 18 mesi, però senza la pagina a fianco in cui svuotare la testa. Ho scelto semplicemente la pagina con tutta la settimana su due facciate, proprio perché mi servirà per organizzare lo studio, gli impegni e tutte le cose, ma la pagina svuota testa non ho più la necessità di averla, proprio perché penso che potrò conciliare benissimo il tutto all'interno del mio bullet. Spero che questo video vi sia piaciuto. So che magari non sarà stato chiaro a tutti quanti, io spero di averlo espresso nel modo più limpido possibile, però per me era difficile da fare questo video perché è un metodo che io ho creato estremamente in modo personale per me ed è stato un mezzo per allenarmi, diciamo, nella vita. Sicuramente pianificare le agende e tutto non sono fondamentali, però per me è stato un modo per allenarmi proprio e crescere personalmente. Infatti sono contenta di vedere proprio come io sia riuscita ad avere dei risultati nella mia vita quotidiana, semplicemente divertendomi, facendo qualcosa di creativo, e sono stati dei progetti
progetti, diciamo, che ho portato avanti per quest'anno ed effettivamente sento che sono arrivati dove io avrei voluto arrivassero. Quindi vi mando un bacio enorme, vi ringrazio se vi siete iscritti al canale, se volete altri video di questa tipologia fatemi sapere le richieste che avete, se volete qualcosa più nello specifico scrivetemi qui sotto nei commenti o su Instagram, io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.